Eccoci qua. Allora, io dovrei essere in diretta, spero che vada tutto bene. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sono Stefano, sono in questo momento in diretta dalla Simulation Project. Insieme con Andrea siamo i fondatori di questa realtà. Mi spiace che si vede molto buio da quello che posso vedere, ma purtroppo in tempi di quarantena si può fare solo da soli, quindi anche la parte video è realizzata con una telecamera fissa. Quindi spero sinceramente che si possa vedere al meglio questa nostra serata. Allora, come avrete visto, innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti, a tutti coloro che fanno parte del VIG, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso anno, quindi daremo a Fabio, a Simone, un po' a tutti quelli che hanno avuto insieme con me la possibilità di passare una giornata tutti insieme. Questa sera ho aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa che prevede un volo da Verona a Bari all'interno del nostro simulatore. Come dicevo, le inquadrature saranno abbastanza limitate, però cercherò di farvi vedere un pochino, al meglio delle mie possibilità, tutte le varie fasi, di questo volo che, condurremo su IVAO, quindi con l'ausilio dei controllori di volo che ci daranno l'opportunità, insomma, di, vedere tutto al meglio. Siamo praticamente in questo momento in stato di cold and dark, quindi l'aereo mobile è completamente spento, si trova al parcheggio a Verona, per cui fra qualche minuto inizieremo, diciamo, la fase operativa. Chiaramente non potrò spiegare in tutto e per tutto i vari passaggi su quello che riguarda i flussi da overhead a quant'altro. Però cercherò, insomma, di raccontarvela al meglio possibile, insomma, di poter avere insieme un volo sereno in un periodo in cui purtroppo siamo tutti obbligati a casa. Allora, intanto io giro un pochino la telecamera in maniera da farvi vedere la parte del cockpit. Spero che si veda. Adesso siamo fermi al parcheggio e vediamo un pochino se io mi vedo un pochino in ritardo, quindi spero obiettivamente si riesca a vedere in tempo reale un tantino meglio di come lo vedo io in questo momento. Quindi dicevo, siamo al parcheggio in attesa di inviare il nostro piano di volo per poi collegarci con IVAO. Il 737 è un aeromobile che normalmente prevede un doppio comando, lo prevede come qualsiasi volo di linea, quindi come potete immaginare, essendo da solo, dovrò fare compiti che spettano ad entrambi i piloti con un po' di diciamo di buona maestria, speriamo, insomma, di non dimenticarci nulla. Allora, la prima cosa che faccio intanto è mettere le batterie on, quindi cominciare a dare corrente al nostro aeromobile e collegare la sorgente esterna, cioè la ground power che praticamente ci dà in questo momento l'ausilio alla strumentazione. La strumentazione del 737 non la spiego, penso che la maggior parte di voi la conosca molto bene, però fra poco vedrete qui davanti comparire i nostri schermi e dovremo a quel punto iniziare tutte le procedure di impostazione del nostro piano di volo. Allora, nel frattempo io controllo, vedo che su IVAO il mio piano di volo ancora non è partito. Vediamo se riusciamo a controllare almeno questo status prima di iniziare le procedure di messa in moto. Intanto abbasso un pochino la telecamera, spero si possa vedere un pochino meglio la parte della strumentazione in attesa che compaiano i nostri schermi. Mancano circa 11 secondi. Eccoli qua.
Allora, in questo momento, come vedete, il simulatore ha la strumentazione in stand-by. La prima cosa che dobbiamo inserire sono le nostre coordinate, quindi la nostra posizione iniziale. Non so se si riesce a vedere bene, spero di sì. Proviamo a metterla un pochino meglio. Eccoci qua. Andiamo ad inserire le nostre coordinate del GPS per selezionare la nostra posizione in modo che la piattaforma inerziale dell'aeromobile possa nel frattempo iniziare le sue impostazioni e quindi darci poi la strumentazione completa. Nel frattempo vado sull'overhead, adesso qui è un po' più complicato, spero di riuscire a spostarlo bene. Il flusso parte dalla parte superiore dove praticamente abbiamo da inserire, da armare, scusate, le uscite di emergenza, mettere le fasten seatbelts, switchare on le nostre prese elettriche dell'hydraulic pump, portare le window seats in on e a questo punto fermarci in questa posizione fino a quando non avremo, eccoci qua, la nostra strumentazione ben allineata. Ok, ora andiamo ad inserire il nostro piano di volo. Al momento abbiamo all'origine Lima India Papa X-Ray, che è il codice ICAO dell'aeroporto di Verona, dove ci troviamo in questo momento. Siamo al parcheggio 11, quasi vicini, diciamo così, alla taxi. L'aeroporto di Verona in questa posizione non prevede pushback, quindi non dovremo fare questa operazione. Semplicemente chiederemo la messa in moto e la taxi per portarci poi verso la pista. La nostra destinazione è Lima India Bravo Delta, è l'aeroporto di Bari Palese. Inseriamo il nostro numero di volo, ci chiamiamo Simulation Project, quindi SPJ613, lo inseriamo all'interno della pagina dell'FMC. La nostra runway dovrebbe essere preferenzialmente la runway 22, però siamo in attesa chiaramente che ci venga poi confermata dalla torre. Una volta inserito questi elementi, andiamo ad inserire la nostra departure per la pista 22 prevede poi l'inserimento della SID, che sarebbe la Standard Instrumental Departure, che si chiama Luma 5 Uniform. Prima di andare in volo, poi dall'iPad vi farò vedere esattamente come si fa il briefing pre-decollo in maniera da volare, tra virgolette, idealmente la nostra SID prima di farlo nella realtà. Eseguiamo questo comando e ci portiamo all'interno dei nostri legs, quindi della parte che riguarda il nostro piano di volo, e da qui andiamo ad inserire tutti i nostri waypoint che fanno parte appunto del nostro piano di volo che abbiamo già inviato. Allora, il primo punto subito successivo alla SID si chiama Nutro, quindi andiamo ad inserirlo all'interno dell'FMC. Subito dopo l'UMAV andiamo al successivo che si chiama RUPAV, anzi RUPAX, scusate, RUPAX, lo andiamo ad inserire alla pagina successiva, dopodiché andremo diretti verso Vieste, nel quale selezioniamo il VORA e una volta arrivati a Vieste inseriamo la procedura di avvicinamento. In questo caso abbiamo preferenzialmente un approach per la pista 07, quindi dove abbiamo l'ILS. La nostra procedura preferita di approach, quindi la nostra star, sarà la ECMO 2 Charlie. Andiamo ad inserirla nel nostro arrival, ILS Zulu 07, e come star andiamo a selezionare la ECMO 2 Charlie.
Una volta fatto questo, andiamo nei legs, andiamo a controllare che non ci siano route discontinuity, le sistemiamo e a questo punto abbiamo il nostro piano di volo inserito completamente all'interno delle nostre pagine. Qui c'è una vista sulla nostra navigation display, spero si veda bene, dove possiamo andare a controllare step by step, diciamo, il nostro piano di volo dalla partenza. Quindi dal primo punto in uscita andremo a Lumav, poi Nutro, Rupax, Vieste e poi la procedura di avvicinamento. Quindi andiamo a controllare di avere effettivamente tutto correttamente riportato. La pagina successiva è quella delle performance. Le performance dell'aeromobile si rifanno praticamente al peso fondamentalmente dell'aereo, quindi quello che viene denominato zero full weight. Quest'oggi abbiamo a disposizione ben 174 passeggeri per un totale di 54,8 tonnellate di zero full weight, alle quali sommiamo 7 tonnellate di carburante che sono presenti in questo momento, sono ben oltre quello che ci serve da piano di volo. Mettiamo due a riserva, cost index a 70 e il piano di volo nostro prevede un fly level 350 come desiderato. Dopodiché ci portiamo nella pagina del Takeoff References dove inseriamo flap a 5. Sono, diciamo, lo standard per la partenza 737 e confermiamo le tre velocità di V1, VR e V2. La V2 la mettiamo direttamente nell'MCP, che non so se si vede, sì, penso di sì. Ok, a questo punto 23,9 è il nostro center gravity che ci dà un trim iniziale di 4,37 che vado a selezionare in questo momento. Perfetto, a questo punto abbiamo completato la fase iniziale del nostro piano di volo, quindi lo abbiamo inserito all'interno della FMC. Ricontrolliamo se il piano di volo in IVAO è compilato, al momento no, quindi in questo momento procediamo a controllare che effettivamente sia caricato. E vediamo, io intanto provo a leggere qualche secondo se mi sentite bene. Ok, non mi sembra che ci siano strani segnali, quindi nella diretta dovremmo essere tutti ben collegati. Ok, perfetto. Allora, siamo quindi in questo momento pronti per la nostra delivery. A questo punto prendo l'iPad e vi faccio vedere un poco come funziona la SID del nostro volo. Allora, come vi ricorderete, abbiamo selezionato, adesso il tempo che questo si metta un po' a fuoco, abbiamo selezionato la partenza che si chiama Luma 5 Uniform, eccola qua. Allora, la Luma 5 Uniform prevede il decollo dalla pista 22 con una prima prua a 245 gradi in virata a destra per poi effettuare una virata a sinistra a 0,90 fino ad incrociare la radiale 138 del VOR Victor India Lima sulla 115,8. Quindi a questo punto del volo, che cosa succede? Dobbiamo inserire le frequenze corrette all'interno del pedestal, cosa che io in questo momento non riesco a farvi vedere, in quanto sarebbe complicato rimettere poi la telecamera in questa esatta posizione, però in buona sostanza vi spiego quello che faccio. Allora, 115,8 è inserita in questo momento in nav 1, quindi se mi porto sul Navigation Display in questa posizione qua, non so se si legge, comunque abbiamo la conferma della nostra frequenza con Victor India Lima. Metto nella course la radiale 245, che come ricordate era la prima istruzione nella nostra SID,
mentre sulla nav 2 metto la course 138, che è quella in uscita, sempre dal volo di Victor India Lima, per arrivare al completamento della SID. Chiaramente noi lavoreremo con la nostra strumentazione in LNAV, però è corretto avere impostato anche questo parametro. La nostra heading va selezionata sulla heading della pista. Quindi in questo momento andiamo a selezionare il nostro aeroporto di Verona. Possiamo aprire la nostra chart, andiamo a prendere il nostro airport e ancora una volta lo riporto qui davanti, così spero si possa vedere. Allora, qui abbiamo la nostra pista 22, noi in questo momento siamo all'apron al parcheggio 11, come dicevo, questa è la nostra pista 22, per la precisione è 224 gradi, quindi quello che noi metteremo nella prua sarà esattamente 224, ok? Per avere la nostra strumentazione correttamente impostata. Tanto che siamo su questa schermata, quello che ci possiamo aspettare è intanto la verifica della nostra taxi, quindi abbiamo una prima taxiway che è la taxiway Whisky, che ci dovrebbe portare direttamente al punto del take-off. La seconda è la Kilo, che ci porterebbe più indietro, ma essendo qua, immagino il controllore di volo ci darà l'opportunità di essere già direttamente pronti alla partenza. Le nostre frequenze sono, per quel che riguarda l'ATIS, 124-125. Adesso proviamo a vedere se i controllori sono già online, eventualmente lo verifichiamo con loro. Abbiamo la ground sulla 121 e 750, che vado a selezionare sul mio pedestal e vediamo se intanto c'è qualcuno in linea. Al momento non vedo ancora nessuno. Comunque, nel frattempo, insomma, noi ci prepariamo. La frequenza della tower è 118,650, quindi la prepariamo in stand-by. Non la potete vedere, ma io chiaramente l'ho già impostata, in modo che una volta terminata la taxi e pronti ad entrare in pista, ci verrà chiesto di contattare la tower. Lo faremo per l'autorizzazione al decollo. Quindi, intanto, questa è la prima parte. Ora facciamo una verifica con la radio, proviamo a verificare se c'è effettivamente il controllore online, cosa che nella vita reale chiaramente non è da ricontrollare. Allora vediamo un poco. Allora c'è la tower, ma non c'è la ground. Ok, al momento ci mettiamo sulla frequenza della torre, in quanto in assenza di ground è la torre che normalmente dà questo tipo di informazione e di autorizzazione, e proviamo a contattare direttamente la torre in modo da annunciarci. Purtroppo il piano di volo ancora non è partito, quindi ci vorrà forse qualche secondo prima che io riesca a farmi vedere online. Allora, Remo mi ha iscritto esatto, significa che la torre, quindi la ground non è prevista, perfetto. Diciamo che siamo praticamente quasi pronti, mettiamo l'inquadratura, spero sia abbastanza fissa. Io se non sento telefoni tuonare significa che in qualche maniera dovremmo essere a posto. Allora verifichiamo come contattare la nostra tower e soprattutto se ce l'abbiamo già attiva.
qua. Verona Torre, buonasera da Simulation Project 613 Radio Check. Al momento non c'è alcuna risposta, quindi proviamo a valutare se per caso ci fosse qualche altro problemino. Nel frattempo sto provando, voi nel momento non vedete, però sono in attesa di capire se riesco ad andare online o meno. Adesso proviamo a ricollegarci. Eccoci qua e vediamo se il piano di volo può partire. Facciamo un radio check e verifichiamo se la torre è in grado di sentirci. Non abbiamo nessuna risposta. Verona, buonasera da Simulation Project 613 Radio Check. Abbiamo ancora informazione, io sono un pochino bloccato in questo momento, fin tanto che non abbiamo un contatto con IVAO. Quindi proviamo a chiudere un collegamento con IVAO e ripristinarlo e rimandare il piano di volo, perché questa è una fase che avrei dato per scontata. Per cui vediamo un pochino se riusciamo attivarlo, altrimenti dobbiamo ripianificare tutto e procedere solo successivamente alla messa in moto. Allora, vediamo un poco dov'è il nostro IVAO. Verona, buonasera, Simulation Project 613 Radio Check. Io in questo momento vedo che c'è una trasmissione, ma non capisco per quale motivo non torna a me.
Allora, non sentendo nulla io in questo momento non ho la più pallida idea di cosa poter fare, perché normalmente a questo punto dovrei già sentire le radio e quant'altro. Ah, credo proprio di aver capito il motivo per cui non lo sento. Un short whisky. Alfa. Eccoci qua, probabilmente la radio adesso dovrebbe andare. Ok, abbiamo ripristinato il nostro collegamento radio, evidentemente c'era qualche piccolo inghippino, manca solo il nostro piano di volo, per cui adesso vediamo se riusciamo ad effettuare Governatore del taxi, 6061. All short whisky via Mike Romeo. Come sentite, si Short è whisky via attivata Mike la radio, Romeo, a questo punto 6061. siamo quantomeno collegati, abbiamo ancora un Presenti grosso problema di. Intercontinental Taxi Holding Point, Bravo, Romeo, Tier 4. Abbiamo un problema a questo punto solo di inviare il nostro piano di volo, che non è cosa da poco, però dobbiamo trovare il sistema. A questo punto non l'ho imposto direttamente. Cross runway 22. Verona, buonasera, nuovamente Simulation Project 613, radio check. I see you're in a 613, but no problem, I read you 5. Okay, we have a problem with our flight plan at the moment. Would like to check the last meter. Wind from 050 degrees, cavalcade temperature 15 degrees. Viewpoint minus 5 degrees, QNH 1028. Runway news is 04, transition altitude 6000 feet. Thank you very much. Copy the weather. I will call you back. Arena 613. Al momento. Frederick 0461, you're clear to cross runway. Ok, a questo punto purtroppo non compariamo correttamente con il nostro call sign, non stiamo comparendo con nulla di quello che ci interessa, quindi adesso mi devo prendere 2 minuti per poter rinviare nuovamente il piano di volo. Lo rigenero nuovamente, vediamo se riusciamo a mandarlo correttamente. Mi scuso un pochino per questo, se fossimo più di una persona potremmo farlo nel mentre l'altro spiega qualcosina, però essendo da solo, abbiate pazienza un attimo, riproviamo ad inserire il nostro flight plan corretto, quindi la nostra partenza è prevista per le 19:40 Zulu time. Vediamo un pochino se riusciamo ad inviarlo. Ancora solo qualche minuto. Per il momento ancora non lo ha inviato. Ok, adesso dovrebbe essere partito quello corretto. Vediamo se viene intanto indirizzato. Allora, come avete visto, nel frattempo, per prendere un po' di tempo, ho chiesto comunque il meteo per il nostro volo. Ci è stata indicata la pista 04 anziché la pista 22. Quindi, quello che possiamo fare nel frattempo che il piano di volo si completi è andare ad inserire
la nostra departure in maniera corretta, cambiando la nostra pista dalla 22 che avevamo inserito inizialmente ed inserendo la pista 04. A questo punto dovremo rimandare il piano di volo per la pista corretta. Continuiamo a non vederlo correttamente inserito. Ancora un attimino di pazienza per verificare che effettivamente questo flight plan sia andato a posto. Ecco fatto, finalmente siamo riusciti a collegarci anche con il nostro flight plan, per cui possiamo iniziare le nostre procedure e soprattutto chiedere la nostra clearance. Quindi ricontattiamo la nostra torre e ci faremo dare la nostra clearance per la nuova pista in uso, che è la pista 04, come abbiamo visto. Quindi a questo punto andiamo sulla frequenza. Verona, buonasera. Simulation Project 613 is ready to copy the clearance. Simulation Project 613, you are cleared to destination via Lumac 5 Golf Departure. Initial climb of flight level 110, squawk 4562. Four, five, four, five, six, two è la nostra, è il nostro squawk. Quindi nel frattempo abbiamo inserito il nostro squawk. Simulation Project 613 is clear as filed to our destination Lima India Bravo Delta, and we have a Lumax 5 Golf seat. Squawk 4562. Simulation 613. Simulation 613, your repeat is correct, startup is approved. Startup approved, Simulation Project 613. Ok, a questo punto abbiamo la nostra clearance, quindi andiamo ad inserire la pista 04, la nostra Luma 5 Golf come departure. Dovremo andare a rivedere chiaramente nei legs che tutto sia corretto, quindi eliminare le nostre discontinuity. A questo punto abbiamo tutto aggiornato. Procediamo con la procedura di startup che ci è già stato autorizzato. Quindi a questo punto cercherò di portare il più possibile l'inquadratura verso l'alto. Il flusso per il 737 inizia con un movimento dall'alto verso il basso per settori. Il primo che vedete si incontra è lo yaw damper, quindi il nostro interruttore viene messo in on. Azioniamo le fuel pump, quindi le mandiamo correttamente on. Spero che si veda abbastanza. Galley lo mettiamo in on. Abbiamo in questo momento la ground power, quindi scendiamo, nel frattempo avviamo la nostra APU che ci servirà per la messa in moto. Passiamo alla parte destra dove abbiamo i nostri window seats che sono on, le Pro Beat rimangono invece spente in questo momento, l'anti-ice essendoci una temperatura superiore al necessario sono in off, le hydraulic pump le abbiamo già attivate prima.
accendiamo le anti-collision, mettiamo la pressurizzazione a livello di volo 350, che è quello che abbiamo impostato nel nostro flight plan, e la landing altitude a 200, piedi. Facciamo anche una take off configuration, quindi andiamo a verificare che effettivamente il warning sia corretto. Facciamo anche il controllo del antincendio sia per quel che riguarda i PU e i due motori che per quel che riguarda il cargo. Dopodiché, una volta che l'APU è arrivata ad essere disponibile, la mettiamo on bus. A questo punto ci distacchiamo il nostro ground power che non ci serve. I PEX vengono in off, isolation valve open, APU bleed air on. A questo punto abbiamo ultimato il nostro flusso di partenza. Ci portiamo con i selettori per la procedura engine number 2, engine number 1, quindi selettore su ground. Come vedete abbiamo N2 in aumento. Quando raggiungeremo 24% di N2 andremo ad inserire il cutoff. Eccolo qua. Nel momento in cui avviene l'avviamento, dobbiamo controllare che la pressione e la temperatura dell'olio siano in incremento. La nostra hostess sta nel frattempo dando il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri. La procedura termina nel momento in cui la start valve si spegne e il nostro selettore viene portato in off. A raggiungimento di 56, eccolo qua, il selettore è andato in off, quindi il primo motore è correttamente avviato. La procedura prevede a questo punto l'inserimento del ground sul engine number one. Stessa procedura anche qui, al raggiungimento della 24% porteremo in idle il nostro engine leader. Anche in questo caso controlliamo che la temperatura e la pressione dell'olio siano in aumento, fuel flow in aumento. Attendiamo che il motore si stabilizzi, che tutti i nostri indicatori ci diano le corrette indicazioni, dopodiché potremo completare il flusso. Chiaramente ho saltato per ovvi motivi la before start che pensavo di fare a livello di checklist, in quanto siamo andati un pelino più lunghi del previsto sulla partenza a causa della mancanza di connessione. Quindi a questo punto leggerò semplicemente la before taxi, ma prima chiaramente completo il flusso. A questo punto mando on bus i due motori, chiudiamo l'APU, chiudiamo la bleed air e portiamo PEX e isolation valve in auto. Le nostre probit sono in on, le luci si portano in strobe, mettiamo già gli engine start in continuous, luce taxi on e andiamo a chiedere la nostra taxi al controllo di volo. Tower Simulation 613 is ready to taxi. Transformation 613, taxi to boarding point Bravo runway 04 via Whiskey via Southern Tango. Real number 2 for departure. Taxi to the holding point runway 04 via Whiskey Tango Simulation 613. 613 is correct, clear to cross runway 22. Clear to cross runway 22, runway Simulation 613. Ok, abbiamo ricevuto la nostra clearance per la taxi che avverrà per la pista 04 attraverso la taxiway Whiskey Tango. Allora, a questo punto, giusto per farvi vedere sulle nostre mappe, ritorniamo sulla mappa dell'aeroporto
e andiamo a vedere la nostra taxi. Quindi ci portiamo sull'iPad e nuovamente andiamo a vedere la nostra chart con la taxi prevista. Quindi, come vi dicevo, siamo, spero si veda bene così, siamo al punto, al parcheggio 11, prenderemo la nostra taxi Whisky e poi tango giù fino al Bravo in fondo alla pista, quindi all'inizio in testata pista 04. Ok, procediamo con la nostra taxi. Quindi accendiamo le luci, ci portiamo in posizione, schiacciamo il freno parcheggio. Adesso spero di riuscire a farvi vedere bene un po' con l'inquadratura sia la parte della visuale esterna che la parte interna del cockpit. Allora, portiamo avanti leggermente le manette dei motori, inizialmente intorno ad un 40% è più che sufficiente, e andiamo a prendere la nostra taxi, avendo già l'autorizzazione all'attraversamento della pista 22. In questo momento siamo sulla taxiway Tango, quindi a questo punto svolteremo a sinistra. Prepariamo i nostri flap 5, autobrake in RTO, quindi a questo punto la nostra checklist prevede di verificare i generators che sono on, l'APU è off, le star switches continuous, probit on, anti-ice as required, quindi in questo caso è off, air condition, i PEX sono in auto, le blitz sono on. L'isolation valve è in auto, i flaps sono 5 required, 5 selected and 5 indicated, green light. Stabilizer trim is 4.36 units and is set. Start levers idle and detent, flight controls are checked and recall checked. Ok, come vedete fare tutto da soli non è proprio semplicissimo, ci sono una serie di cose che dovrebbero essere chiaramente facilitate dal doppio comando, però le abbiamo effettuate. Ora andiamo fino in fondo alla nostra taxiway al punto Bravo, dopodiché ci ricollegheremo con la torre per chiedere l'autorizzazione al decollo. La nostra crew è completamente pronta, quindi abbiamo ricevuto la chiamata dalla cabin manager di Cabin Secured, significa che tutti i passeggeri sono con le cinture allacciate e i nostri membri dell'equipaggio altrettanto. Quindi in questo momento siamo lungo la taxi, sto andando un pelino spedito. Selezioniamo il fly director on. Adesso, quando arrivo al punto attesa, prima di fare la chiamata, do un'occhiata a vedere se mi continuate a vedere perché non riesco chiaramente ad avere alcun feedback.
Eccoci qua, siamo arrivati in fondo al raccordo alla nostra taxiway Tango. Eccoci qua, sulla sinistra abbiamo la nostra pista, rallentiamo onde evitare di andare lunghi. Eccoci qua, questo è l'holding point della pista 04. Qui ci fermiamo, parking brake set. Ok, a questo punto, prima di andare in volo, facciamo la nostra taxi and takeoff checklist, recall che abbiamo fatto, is checked. Flight controls are checked. Flaps 5. Green lights, stabilizer trim 4.36 units set, cockpit doors are locked, takeoff briefing is reviewed. A questo punto siamo pronti. Chiamiamo per autorizzazione al decollo. Tower Simulation 613 is ready for departure. Smash project 613 runway 04 for takeoff, point at 0.03 knots. Clear for takeoff, runway 04, copy the weather, simulation 613. Ok, a questo punto togliamo il nostro freno parcheggio, entriamo in pista. Ci prepariamo al decollo. Nostra 04 in front. Ok, quindi ci siamo, il nostro squawk è a posto. Inseriamo l'autotrottle, portiamo i motori al 40%. Attendiamo che i motori siano stabili. Stabilized, set, take off thrust. E VNAV selezionate, la quota di 21.000 a cui siamo stati autorizzati e procediamo verso l'UMAB come autorizzati dalla torre. Quindi inseriamo
l'UMAV nel nostro flightplan e automaticamente abbiamo 6000 feet, quindi eccoci qua, abbiamo passato la transition altitude, siamo diretti come potete vedere a l'UMAV, quindi assumeremo una prua di 1.40 più o meno, tenendo conto, anzi 1.37 tenendo conto la wind correction. E possiamo fare la after takeoff checklist, quindi carrello posizione off, auto brake off, engine start off, speed brake down detent, flaps up no light. Quindi a questo punto siamo nella fase del volo che prevede da parte del pilota il monitoraggio dei parametri, velocità, quota e piano di volo, e per me un momentino di relax per capire se abbiamo tutto ancora ben funzionante. Mi pare di sì. Chiaramente durante la fase del volo, se desiderate chiedere informazioni, ho visto che all'interno della diretta di Facebook ci sono sia Andrea che membri della VIG che sono in grado di rispondere alle vostre curiosità. Io adesso abbasso un pelino l'inquadratura, anche perché fuori c'è un bel cielo stellato e nient'altro, ve lo faccio vedere giusto perché così magari si può godere un pelino, poca cosa. Ecco, siamo a 10.000, quindi tiriamo su le cinture di sicurezza, spegniamo le luci, controlliamo la pressurizzazione e che tutto sia nei parametri corretti. Ok, stiamo passando 14.000 piedi in salita per flight level 210. Essere interessante avere questa vista per capire un pochino poi quando andiamo ad agire sull'FMC piuttosto che sugli altri parametri, e quindi come andiamo ad interagire e a prepararci per il nostro approach. Quando saremo in fase di discesa andremo a verificare se la pista in uso è effettivamente la 07, quindi se ci confermeranno il nostro arrival con la procedura Star ECMUR 5 Alpha, e a quel punto poi potremo rialzare ancora la visuale. In questo momento siamo ok, abbiamo un cambio di
Siamo in questo momento all'avvicinamento al punto Lumav, come spero si possa vedere sul nostro navigation display. Questo arco verde, come molti di voi sapranno, è il nostro punto di top of climb, quindi dove raggiungeremo 35.000 piedi di livello di volo e dove passeremo dalla configurazione climb alla configurazione cruise. Il nostro volo nella pagina Progress ci dà uno stimato alle 22:36 Zulu, che significa esattamente in 40 minuti da adesso. Abbiamo 336 miglia da percorrere. Il prossimo punto, come vedete, adesso è diventato neutro, quindi assumiamo una prua 131 più la wind correction, dove si stima di arrivare alle 22:12 Zulu, quindi fra esattamente 20 minuti. Ok, in questo momento siamo alla salita al nostro flight level finale. Comincio a dare un'occhiata alle carte di avvicinamento. Vedere un pochino come sarà. Allora, mentre siamo in volo, cominciamo a dare un'occhiata alla nostra carta di avvicinamento. Come vedete, qua abbiamo il nostro punto di ingresso che si chiama Eckmoor. Si trova sulla radiale 141 del VOR di Bari. Inizia la procedura quando alla distance di 16 dal VOR. Si inizia con una virata a sinistra sull'arco del distance 14 miglia sempre dal VOR di Bari fino ad arrivare al punto che si chiama MAPIS, che è poi quello dove inizieremo la nostra procedura ILS 07 nel momento in cui ci sarà confermata questa pista, ma non ci dovrebbero essere particolari altre cose. In questo cerchio, come potete vedere, si vedono le minimum sector altitude, quindi diciamo che in questa fase questa è quella da considerarsi più alta, quindi 4.000 piedi prima di arrivare alla nostra procedura di avvicinamento, entrando poi in particolare nella mappa dell'ILS Approach della 07. Come vedete, MAPIS si trova. Dovremmo trovarci a 4.000 piedi, dopodiché scenderemo verso la pista 07. La procedura di missed approach prevede una prua a 0,65 con un climb a 3.000 piedi e inseriremo questi dati nell'MCP nel momento in cui saremo full established. Aspettate che provo ad abbassare un poco questa radio, altrimenti non sentiamo moltissimo. Ok? E nel momento in cui appunto ci troveremo poi stabili sull'ILS Approach andremo ad inserire la procedura di Missed Approach. Giusto per darci un'idea, abbiamo la frequenza del localizer di Bari, Palese, che è 111,35 con una final approach course di 0,65. Il nostro avvicinamento si chiama Apulia Approach ed è sulla 136.1 o 118.75, vedremo quale delle due sarà attive, mentre Bari Tower è 118.3. Quindi probabilmente la nostra prossima frequenza è una di queste due, la prepariamo comunque in stand-by sia da un lato che dall'altro e al momento del contattarla saremo già pronti. Ok? Quindi questo intanto per dare un'occhiata a quello che è la parte finale del nostro volo. Nel frattempo stiamo raggiungendo 31.000 piedi in salita, siamo a
di dare un'occhiata a vedere esattamente in tempo reale dove ci troviamo. Quindi vediamo un pochino se riusciamo. Questo è il nostro piano di volo. In questo momento siamo quasi, abbiamo appena passato Chioggia, stiamo andando in direzione di Rimini. Passeremo fra poco Rimini, quindi Cervia, Rimini, e proseguiremo poi verso Ancona per andare poi in un pezzettino di mare fino a Vieste e poi inserirci nella nostra procedura di avvicinamento. Ok, spero che si veda, io non sono molto convinto, però come dico, se non tuona il telefono significa che siamo ancora messi bene. Ok, allora lasciamo il nostro iPad in posizione, verifichiamo i nostri parametri di volo che in questo momento sono corretti, come vedete abbiamo ancora selezionato la modalità climb, siamo in questo momento al 97,5 di N1, quindi avendo messo un cost index piuttosto elevato ci sta facendo salire molto rapidamente. Fondamentalmente in questa fase del volo i piloti controllano i parametri generali dell'aeromobile e che chiaramente non ci siano delle ulteriori istruzioni da parte del controllo aereo. Vediamo un secondo se intanto siete collegati, mi sembra di sì. Salita sono le fasi più importanti dove il doppio comando si fa sentire tanto e dove insomma sono anche oggi leggermente in difficoltà essendo da solo, prevedono che i piloti abbiano entrambi i propri compiti suddivisi tra pilot in flight e pilot monitoring, quindi io lo faccio un pelino prima, proprio perché non avendo qualcuno che mi aiuta in questo momento, mi preparo con un pelino di anticipo, onde evitare poi di trovarmi in ritardo. Ecco, la nostra hostess sta iniziando a dire ai nostri passeggeri che stiamo arrivando alla cruise altitude, quindi che inizieranno a servire a bordo.
siamo bravi, lo facciamo solo in crociera. Vedremo la configurazione nei casse superiore, cambiare da climb a cruise. In questo momento stanno chiedendo a quale percentuale sono i motori in questo momento. In questo momento sono a 91,7-91,6 di N1. Come dicevo prima, ho inserito un cost index piuttosto elevato, di conseguenza stiamo tenendo un profilo che insomma tende a tenere poco in considerazione il consumo del carburante. Come avete visto prima, ne ho imbarcato anche un pochino più del previsto o del necessario, quindi diciamo ho inserito un cost index anche per recuperare un pochino in volo il tempo che abbiamo perso nella fase di decollo. Quindi in questo momento siamo ancora sono scesi a 90,5. Remo, poi se tu hai qualche altra richiesta in particolare, come ti dicevo prima, l'unica cosa è che essendo da solo mi trovo a dover fare qualche controllo ed operazione in più, anche se fuori campo, però comunque sto preparando chiaramente la discesa e le varie carte per poi poterle mostrare in tempo, a tempo debito. Comunque se c'è qualche cosa che eventualmente volete sapere, c'è anche Andrea che è collegato, credo, sulla pagina e che è in grado di rispondere tranquillamente a tutte le domande. Anzi, adesso sto guardando un secondo, mi sembra che lo stia facendo bene. Bene, per la prima volta mi sto guardando il numero delle persone collegate, mi sembra siano una quarantina, not too bad, come si dice, 41. Ok, quindi un saluto ancora a tutti i partecipanti. Allora, andiamo intanto a selezionare le nostre chart di arrivo, vado intanto a prepararmi le frequenze, così da partire un po' in anticipo. Thank you.
velocità attuale. Allora, in questo momento siamo a 273 nodi di velocità indicata, pari a 0.788 Mach. Molto vicini, come vedete, non so se si riesce a vedere nel mio primary flight display, i dot rossi sono veramente molto vicini. E 35.000 piedi, come dicevamo, di quota. Abbiamo in questo momento un vento da 0.86 a 31 nodi, quindi leggermente dalla nostra sinistra, e ci rallenta un pelo sulla nostra ground speed, che in questo momento è 4.26 rispetto a una aspettavamo un pelino più alta. Ok, allora, nel frattempo io mi sono portato avanti un poco con le carte, come vi avevo fatto vedere prima. Allora, fondamentalmente qui quello che dobbiamo vedere è la frequenza del localizer di Bari, 111.35, che ho già selezionato in standby sulla nostra nav 1. Prima di questa chiaramente avrò l'avvicinamento con il VOR che abbiamo visto prima, adesso poi ci ritorneremo. La course final approach course è 065, 3000 è, come vi dicevo, la nostra quota di inizio della procedura strumentale. Per quel che riguarda la minima abbiamo 393 piedi, quindi in categoria C. E che altro, direi, come briefing abbiamo un papi presente sulla pista come segnalazione visiva, la frequenza del VOR di Bari è 116.4, che in questo momento è in attiva, 116.4 la teniamo attiva sul VOR 1 in modo da avere l'indicazione quando ci avvicineremo alla nostra fase di discesa. Ok, quindi questo intanto era per prepararmi. Come vedete, anche le minime settoriali che sono riportate nella carta hanno un 4000 come quota più alta, quindi dovremo fare attenzione che il controller non ci porti sotto questa quota. Ok, perfetto, ritorniamo su quella della approach, quindi andiamo sulla nostra star, la ecco ora. Eccola qui. Stavo guardando le nostre carte, ci hanno spostato sulla 122.8. Quindi noi switchiamo intanto sulla Unicom e attendiamo di vedere se ci sarà poi il controllore che ci autorizzerà per la discesa. Ok, faccio una verifica al volo sul sito IVAO. Nel frattempo,
frattempo mi sono messo anche sul WebEye dove risultano i nostri voli. Io sono l'ultimo in coda, preceduto da VIG 0464. Vediamo un po' se riesco a trovare questo. 461 and 388. Ok, quindi immagino che ci sarà un po' di traffico in arrivo. Noi al momento siamo a 56 miglia dal top of descent, se non c'è il controllo aereo previsto, dovremo iniziare la nostra discesa comunicandolo sulla frequenza della 122.8. Lo faremo con un testo. Intanto il messaggio di testo: tra 45 miglia lasceremo il livello di volo 350 per una prima discesa a fly level 250. Dopodiché continueremo la nostra discesa fino a portarci vicino all'area del controllo dell'approach di Bari, che chiaramente ci darà indicazioni sui vari livelli di volo da tenere da quella fase in avanti. Direi che sono il quarto in linea d'aria in avvicinamento. La velocità di chi mi precede è abbastanza simile, quindi probabilmente dovrei trovare poi spazio libero nel momento in cui inizio l'avvicinamento. Allora, sono riuscito a leggere velocemente un commento relativamente al top of descent dell'FMC. Chiaramente sì, l'FMC imposta il top of descent tenendo in considerazione i vari legs, cioè quali sono i punti successivi e quindi qual è la star inserita, e progressivamente dà il piano di discesa ottimale. Chiaramente è un piano di discesa ottimale che deve sottostare eventualmente a quelle che sono le indicazioni invece del controllore di volo, che ha priorità sulla discesa ideale, insomma. Io sono molto vicino alla top of descent, siamo a 29 miglia, quindi esattamente fra 2 minuti inizieremo la discesa. Intanto comincio ad impostare sull'FMC flight level 250. Qui interessante, se volete vi posso spiegare la differenza dei vari profili di discesa utilizzando la vertical navigation e la vertical speed e il level change.
Io inizierò la discesa utilizzando Level Change, è un parametro molto importante perché mantiene fisso la velocità e regola di conseguenza il rate di discesa. Cosa opposta avviene nel momento in cui utilizzo la vertical speed, perché la vertical speed definisce un parametro appunto di 2000 piedi al minuto, mantiene quello stabile ma fa perdere il parametro della velocità. Essendo 737 comunque un bel bestione da fermare in assenza di freno a mano, potete immaginare è abbastanza difficile poi recuperarlo. Quindi il parametro della, diciamo, della velocità è estremamente importante. Sto guardando fuori per vedere come siamo messi con il nostro volo. Siamo a 18 miglia, quindi quasi pronti al top of descent. Vediamo se riesco a leggere qualche altra cosina. Ok, vedo che comunque Andrea è attivissimo. Siamo in condizioni di meteo reale, assolutamente sì. In questo momento il meteo reale andiamo a vedere velocissimamente sull'ACARS in Weather Request. Andiamo a vedere le ultime di Bari. Ok, weather in questo momento è Lima India Bravo Delta alle 19:50 Zulu, vento 230 gradi 05 knots, cavo ok, temperatura 08 e 07 abbiamo la dew point temperature, QNH 1027 dicevo, quindi abbiamo in questo momento la possibilità di atterrare senza grossi problemi per la pista 07, visto che il vento è 5 nodi, quindi abbiamo la possibilità di chiederlo anche in caso di tailwind. Ok, sono arrivato al top of descent 5 miles, per cui essendoci inserito il VNAV, quindi il profilo di vertical navigation, una volta raggiunto il top of descent, l'aeromobile comincerà la discesa seguendo il profilo ideale, quindi quello che gli abbiamo inserito. Prevede di arrivare a Rupax a flight level 300 per proseguire poi la discesa a flight level 200 a Vieste. Quindi, se non ci sono altre indicazioni da parte dei controllori, io effettuerò la discesa con il profilo di VNAV per mantenere poi, eccoci, siamo arrivati, io non so se riesco a far vedere le manette che stanno retrocedendo da sole. In questo momento si sta diminuendo chiaramente la percentuale dei nostri motori. Iniziamo la discesa, siamo a 34,4 e io lo comunico agli enti in volo. Ok. Andiamo a 250, quindi mantenendo sempre la velocità di 0,78 Mach. Possiamo in questo caso andare in level change, abbassare leggermente la velocità per vedere cosa succede. I motori vanno in idle fino a quando non raggiungiamo la velocità desiderata, dopodiché l'aereo comincia a modificare il pitch. In questo
questo caso ci stiamo discostando leggermente dal nostro profilo verticale, ma lo stiamo recuperando piano piano. Scendiamo a livello 250. Iniziamo la nostra procedura ad ECMUR, dovremo essere a flight level 104 per poi proseguire e presentarci, come dicevamo, a MAPIS a 4000 piedi. Ok? Il QNH è 1027, noi lo prepariamo in standby, ci prepariamo anche la nostra minima che avevamo visto prima, è 393. Siamo a 25.000 piedi, continuiamo la discesa per 20, anzi scendiamo a già direttamente a 10, a 15.000. In questo caso, come vedete, è attiva la vertical speed, possiamo dare una discesa a 1200 ed impostare la velocità a 068. Change.
richiamo alla frequenza Unicom che stiamo proseguendo la nostra discesa fino a 15.000 piedi. Frequenza di Bari Approach o Apulia Approach in questo caso, e verifichiamo se abbiamo un controllore. Simulation Project 613 passing fly level 170 to 150. Simulation Project 613, Apulia, good evening, radar contact, Chianici in Bari 1027, proceed to Beasley, direct. Finish 1027, Simulation 613. Mantenere la nostra heading, di scendere a 8.000 piedi, scendiamo diminuendo.
Adesso possiamo mettere fra poco anche la visuale un tantino più elevata, anche se fuori si vede ancora solo stelle.
set, quindi abbiamo Fast and Simple Phone, speed 30 gradi, quindi 140 plus 5 di wind correction, avremo una touchdown speed di 145 nodi, l'ILS approach frequency 113.135, la possiamo mettere in active. Questa fase stiamo attenti alle comunicazioni con l'approach, che prima di passarci alla torre ci manderà in questo momento con un radar vector al punto d'ingresso dell'ILS pista 07. Abbiamo una velocità di 220 nodi, abbassata in quanto i voli che ci precedono ci avrebbero fatto allungare il. Send 3000 feet right at
non so se si riesce a vedere bene la pista là davanti, spero di sì, la tengo un poco così. Ok, selezioniamo Class 1, portiamo il bike della Speed direttamente a quanto indicato. Approach simulation 613 is fully established at 007. Simulation 118 decimal 3, grazie, buona serata, simulation 613. Siamo 7 miles to go, fra un miglio faremo la procedura di landing, quindi start switches continuous, checked, speed brake green light, landing gear down, flaps 15 and match speed. Ok, da questo momento in avanti ci divertiamo un pochino, stacchiamo chiaramente il pilota automatico. 3000 per la missile approach, 067 on heading. Simulation project, perché okay, grande, bravo. Simulation project 613, taxi to stand 320 via Charlie, Tower Lander. To the
stand 320 via Charlie Tango November Simulation 613. Oh. Simulation 613, correction, stand 302. 302 via Charlie Tango November Simulation 613. Ok. Senior 670 the Papa Rama 0. Server careful, take off from wind 260 degrees 4 knots. Careful, take off, runner, C-Sound 1. Ok, a questo punto siamo in... Bravo. Zero after, departing traffic, Rami 0, server, line up and wait after. Line up and wait after traffic, I don't know, 5, 6, 0465 disconnette, ciao Nada. Ciao. Voilà. Non essendoci delle indicazioni molto chiare, immagino e spero di essere al 302. Quindi a questo punto abbiamo inserito il parking brake, l'APU che è accesa è on bus, quindi possiamo iniziare le procedure di spegnimento sperando di non far cadere tutto. Alitalia 1560 07 ok. Perfetto, direi che ci siamo. Lights off, anticollisio on. Ok, siamo arrivati, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso se riesco cerco di farvi vedere un pochino della overhead rimuovendo il telefono, così vediamo un pochino da vicino. Allora, abbiamo in questo momento la nostra APU on bus, quindi abbiamo la fonte di corrente derivante appunto dall'APU, abbiamo tolto il carburante, quindi messo in posizione di cutoff. In questo momento i motori sono spenti, come vedete. Ho spento la parte idraulica delle hydraulic pump, spento le prese statiche, spenti le window seats, emergency exit lights vengono armate, galley off, trim air è off, fuel pump off, agganciamo la ground power che diventa disponibile, spegniamo a questo punto l'APU. Alitalia 1560 contact radar 136600, ciao.
E chiudiamo. Apex 100, italiano, Apex Apex. 0, ciao, grazie, già dal costo. Ok, ultima cosina carina. Spegniamo questo e spegniamo questo. Ok, siamo ritornati in Golden Dark, quindi come abbiamo iniziato il nostro volo, fermi sani e salvi a Bari. Spero vi sia piaciuta l'esperienza. Io molto in difficoltà su alcuni passaggi, come dicevo, essendo comunque da solo. Spero, insomma, di potervi ritrovare presto. Un caro saluto a tutti. La diretta la chiudo, penso, di doverla chiudere adesso, non lo so, volevo capire da Remo se devo rimanere in diretta per poi avere la possibilità di rispondere ad un po' di domande, oppure se invece rimaniamo che la posso chiudere e poi i commenti sono comunque abilitati. Quindi datemi magari qualche istruzione. Ah, fermi tutti, carburante rimasto. Bella domanda. Avevo già spento, vediamo un secondo. Posso riaccendere un attimo. Allora, Remo mi sta scrivendo in questo momento sui vari commenti. Allora, dove siamo? Noi siamo a Milano, ci troviamo a Milano. Io penso che sui commenti, se avete avuto la possibilità di vedere anche Andrea, vi avrà dato magari anche qualche informazione in più. Purtroppo io non ero in grado di poter vedere nulla. Ci troviamo a Milano in via Giambellino 79. Il nostro sito è Simulation Project. Quindi per chiunque desideri poi maggiori informazioni su come venire a trovarci, su come poter fare un'esperienza a bordo del nostro simulatore, potete scriverci senza alcun problema. Prima di chiudere, chiaramente desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, sono stati numerosissimi, e ringraziare chiaramente i moderatori, Remo e tutta l'organizzazione di VIG. Sicuramente credo poi ci saranno in calce a questa diretta la possibilità appunto di contattarci per venire a provare il nostro simulatore. Un grazie, veramente un grazie ancora a tutti per essere stati con noi in questa diretta. Ecco, adesso è apparso 3 tonnellate e 300 di fuel rimaste dopo l'atterraggio. Ok, giusto perché me l'avete chiesto, riacceso un attimo. Direi che a questo punto possiamo spegnere definitivamente. Grazie a Fabio, Andrea, Remo, tutti, veramente tutti. Grazie ancora per la partecipazione. Grazie alle ATC che hanno seguito questo volo in maniera incredibile. Purtroppo io sull'avvicinamento avevo un ritorno in cuffia tremendo. Penso di avere anche fatto una virata a destra anziché a sinistra, però poi alla fine ben rimediata. E grazie ancora a tutti, grazie veramente di cuore, un a presto, speriamo di poterla ripetere quanto prima, e se questa situazione di quarantena dovrà permanere ancora, chissà che non possa essere un modo per passare un po' di tempo tutti insieme. Ok? Grazie infinite, credo che Andrea abbia messo anche un codice sconto per coloro i quali hanno seguito la diretta, e se desiderate, insomma, usufruirne, contattateci. Grazie ancora di cuore. Buonanotte.